Amici, buonasera a tutti. Buonasera. Ivan e Salvo, questa sera per voi vi mostreranno come illuminare la vetta di una nostra canna dove non è presente il catarifrangente. Non diciamo quale sia la marca della canna e cose varie, perché noi non siamo persone che abbiamo interesse nello sponsorizzare canne, l'azienda in ma lo facciamo soltanto per una questione nostra di utilizzo. Cosa occorre per illuminare la vetta di questa canna ed eventualmente anche i ponti dove sono installati gli anelli? Occorre una fascia catarifrangente che noi abbiamo già tagliato in listarelle da adattare sui due pezzi del puntale della vetta, e uno smalto trasparente a uso donna che abbiamo rubato alle consorti per fissare il tutto ed evitare che l'usura possa andare a togliere l'adesivo di cui fa parte la striscia catarifrangente. Ci siamo già anticipatamente tagliate le striscioline e adesso procediamo in maniera pratica con l'operazione. Prendiamo la nostra canna, la mettiamo nella maniera adeguata. Intanto, se gentilmente il cameraman mi si avvicina, così vediamo nel dettaglio. Ok, benissimo. Prendiamo la nostra strisciolina e la priviamo del biadesivo. Io non lo tolgo tutto per evitare che con le dita lo posso levare l'adesivo. Applico la prima punta della striscia sulla canna e inizio a ruotare. Man mano che si va applicando, lo spostiamo verso il basso e lui inizia a lasciare un minimo di spazio tra la striscia e il sotto del cimino. Ovviamente si può fare anche più largo, poi sono gusti. Noi l'abbiamo fatta in questa maniera su un altro vettino e ci è piaciuto a circa 1-2 mm. Benissimo. Siamo arrivati alla base della legatura, quindi tagliamo. E andiamo a fissarlo completamente. Già lui si tiene, però poi noi dopo applicheremo l'altro pezzo. Andiamo con il sottovetta più in basso. Stesso lavoro. E iniziamo a ruotare. Prendi la cosa, benissimo. Avvicinati. I rumori in sottofondo sono mia figlia che gioca con la cucina. Ecco qua. Perfettamente lineare, pulito. Ok, arrivati alla base come prima. Tagliamo un minimo di eccedenza. E via. Adesso apponiamo l'adesivo, lo smalto sopra.
inutile dire che comunque questa tecnica la si può adattare anche in tutta la canna laddove si voglia. Noi per esempio stiamo facendo in questo momento solo il vettino, ma per un nostro piacere. Poi magari nessuno vi vieta il fatto di inserire all'interno del terzo, quarto, quinto anello magari anche qualche striscetta più piccola. Ok, prodotto finito, facciamo asciugare un poco, giusto il tempo che si tratta. Qua sopra già è asciutto abbastanza, non fa nemmeno più qualcosa. Vogliamo fare una prova di luce per farvi vedere il coso. Allora, come potete ben vedere, questa è la parte illuminata del bettino. Giustamente siamo in una condizione di luce ambientale dove non rende benissimo, ma nell'oscurità e nell'ombra vi posso garantire che il catarifrangente si vede perfettamente. Già così è abbastanza visibile. Questo è il prodotto finito, puntale, catarifrangente. Così, massima visibilità durante la notte delle tocche. Lo apprezzerete ancora di più proprio magari poi in pesca, giustamente con la luce, con un flash magari acceso non lo si nota al mille per mille, però vi assicuriamo che funziona tanto. Con questo è tutto, questa è un'altra chicca, ci vediamo alla prossima magari con qualche tutorial sulla costruzione di travi e terminali. Un saluto da Ivan e Salvo e ci vediamo presto con l'inverno. Ora cominceremo proprio con qualche pescata in più, quindi teniamoci aggiornati e seguiteci sempre. Ciao.